Sandro. Diretta la giornata di presentazioni della nuova edizione dei camp estivi del Modena. Nel segno della continuità di questa società che crede molto nel settore giovanile e società che è affiliato per i prossimi 3 anni alla Champions Camp, l'organizzazione di questi camp estivi, aperti ai ragazzi che vanno dai 7 ai 14 anni, diviso in tre fasi, quella qui al Braia, e altre due in montagna e al mare. Speriamo che ci siano adesioni a questa dimostrazione, diciamo, la volontà della società di guardare avanti. Soprattutto, lo dicevo prima, serve soprattutto così anche a fidelizzare maggiormente futuri tifosi e soprattutto anche ho la speranza di poter annoverare tra le nostre fila i futuri campioni del domani. Direttore, ha parlato di futuro, di guardare avanti, c'è però il tema dello stadio che in questi giorni agita i rapporti tra amministrazione comunale e società. Qual è la posizione della società su questa sorta di sfratto che è arrivato dal comune? Ma io credo che adesso entreranno in azione i cardinali Ruchelier delle due parti per dirimere questa situazione e poi alla fine sicuramente l'intelligenza delle due parti, perché comunque parliamo di persone capaci, persone intelligenti, sicuramente andranno a mettere a posto questa situazione. Ma il Modena Posizione del vorrebbe tenere comune. la gestione dello stadio, come adesso? Il Modena vorrebbe ancora continuare a gestire lo stadio oppure preferisce una situazione diversa, tipo appunto un affitto da concordare? Ho detto prima che adesso entreranno in azione i cardinali Richelieu della situazione, poi dopo starà al sindaco e al presidente dirimere la situazione al 100%. L'amministrazione è sembrata però molto risoluta nel voler interrompere il rapporto. C'è margine per negoziare dal vostro punto di vista? Ma io sinceramente non sto parlando di negoziazione o rinegoziazione. È chiaro che comunque credo che forse alla base c'è, vista dall'esterno, una mancanza di comunicabilità che credo che con molta intelligenza verrà sistemata quanto prima. E in che modo questa vicenda può influire sulla programmazione della prossima stagione? Ma io non oso minimamente pensare che il Modena debba cercare un'altra sede dove poter disputare le proprie gare. Io vengo da una cultura politica del sud, dove le amministrazioni comunali facevano a gara ad essere vicino alla società del posto, alla società del luogo, cercando di non far mancare mai il loro apporto, sia a livello organizzativo che anche a livello morale e economico. Vengo da una cultura completamente diversa e spero che comunque da persone intelligenti si trovi una soluzione bonaria che soddisfi ambedue le parti. Direttore, queste prime giornate, prime settimane, diciamo, di post-stagione, di lavoro per il futuro, cosa avete valutato, cosa state preparando, diciamo, qual è il punto della situazione? Il futuro è già adesso, il futuro è già fra 1 minuto, quindi non so cosa potrà accadere da qui a 1 minuto, quindi vediamo. È chiaro che alla base l'ho detto dopo l'ultima gara casalinga di campionato, e lo dico ancora con maggior vigore, che la determinazione, la volontà, la testardaggine di un uomo come Antonio Caliendo deve rappresentare quella garanzia per chi ha a cuore le sorti del Modena, per i tifosi del Modena, perché Caliendo è determinato a costruire una squadra che possa lottare per le prime posizioni e possa garantire ai tifosi maggiori soddisfazioni. Del resto credo che il primo segnale sia stata la riconferma del tecnico,
avvenuto in un momento dove sembrava quasi che era stato fatto per dare maggiore forza ad un uomo che ha dimostrato di avere grande carisma, di essere un ottimo professionista e che certamente non aveva bisogno del rinnovo contrattuale per avere forza nello spogliatoio, perché ne aveva già abbastanza. Quindi, ripeto, la testardaggine, soprattutto la volontà di Caliendo di voler costruire una squadra che, da quanto ha dimostrato nel girone di ritorno, di potersela giocare con tutti. È una squadra che probabilmente va rimodellata, è chiaro, però poi sono decisioni che si vedrà strada facendo, che prenderà chi di conseguenza. Con Capuano milioni... siete sentiti questi giorni? Con Capuano ci sentiamo tutti i giorni, in tutti, qualsiasi momento. Come l'ha sentito? Lo vedo sabato. Desideroso. Ma sei dal telefono, ma non ricordo. Desideroso di continuare questa avventura oppure. Ma desideroso di continuare questa avventura. Capuano ha sottoscritto un contratto e quindi è ben felice di guidare Modena, di essere a disposizione di Caliendo e dei tifosi per la prossima stagione. I 2 milioni e 7 prospettati per l'iscrizione al prossimo campionato rappresentano un problema? Sarà una sofferenza arrivare al 30 giugno con le carte in regola o è tutto a posto? Non sono il proprietario, questo non posso dirti se sono in sofferenza o meno, non sono il proprietario. Sono domande che vanno rivolte al presidente, non conosco quello che è l'importo economico, se è superiore o inferiore alla cifra che mi dicevi tu, però credo che comunque da questo punto di vista il presidente ci dà grande tranquillità e quindi di conseguenza se dà tranquillità agli altri vuol dire che lui è più che tranquillo. A posto, abbiamo il responsabile un attimo.